L'Abruzzo Elve in Italy, cantina frentana Felice di Biase. Quali le novità? Beh, ce ne sono tante. Il primo è il Vin Italy. Dopo 2 anni di assenza, non di cantina frentana, ma di fiera, la più importante fiera, non dico italiana, ma mondiale, quella del Vin Italy, siamo tornati un po' alla normalità e questo non può farci altro che piacere, perché per noi è importante tornare un po' alla normalità dopo 2 anni di assenze di fiere e soprattutto di contatto con i nostri clienti. E la novità più importante per noi è stata proprio il Vin Italy e il tornare a fare degustazioni, a incontrare i nostri clienti, ed è stata veramente una festa, perché non potersi incontrare per così tanto tempo ci ha fatto capire l'importanza della condivisione, dell'incontro e dello stare insieme. Il vino è stare insieme, il vino è condivisione e le fiere aiutano tutto questo, e quindi bentornato Vin Italy. Le novità invece che avete portato al Vin Italy? Beh, questi anni di pandemia ci hanno fatto capire che avevamo perso un po' forse di vista le cose più importanti, e una delle novità a mio giudizio più belle che la Frentana ha messo in campo in questi mesi, in questo periodo un po' di riflessione, è il rispetto per l'ambiente. E abbiamo iniziato un percorso molto importante legato alla sostenibilità, non solo sociale, non solo economica, ma anche ambientale, e questo è un aspetto che non possiamo e non vogliamo trascurare e che abbiamo anche comunicato attraverso tutti i nostri vini e attraverso anche nuove linee di vini dedicate e soprattutto a un certo tipo di mercato come quello della grande distribuzione. Eravamo poco presenti nella grande distribuzione, soprattutto italiana, e in questo Vin Italy abbiamo anche pensato e studiato una nuova linea che potesse andare d'accordo con le richieste della grande distribuzione. A volte quando si parla di grande distribuzione si parla di vini da prezzo, si parla di volumi importanti, magari con prezzi molto, molto aggressivi. Noi vogliamo presentarci in grande distribuzione con vini di qualità e di fascia medio-alta, cercando di non proporre vini da prezzo, magari a scapito anche dei volumi, ma consci e consapevoli soprattutto della remunerazione che abbiamo la necessità di dare a quelli che sono i nostri soci produttori. Cantina Frentana si presenta in questo Vin Italy con 2 nuovi brand, con 2 nuovi marchi, con 2 nuove cantine. Cantina Sangro, la cui fusione c'è stata proprio nel periodo del Covid, e adesso anche con Cantina San Giacomo, con cui abbiamo iniziato una collaborazione più stretta e più importante e che speriamo si trasformi presto in una nuova fusione con un'esperienza nuova, vincente, che porterà il mondo frentano a proporsi nei mercati internazionali non solo con un brand, quello di Cantina Frentana, ma con più brand come quelli di Cantina Sangro e Cantina San Giacomo. Gianni Pasquale, enologo, come guarda il futuro la Cantina Frentana? Il futuro in questo momento grandi incertezze internazionali è sicuramente condizionato da ciò che stiamo vivendo, però è anche vero che noi usciamo da un 2021 che è stato un'annata di grande respiro e di grande performance per il vino italiano, a cui noi anche Cantina Frentana ci siamo accodati. E i nostri risultati sono stati molto importanti e interessanti anche in questa annata trascorsa. E noi ci stiamo organizzando cercando di essere più forti per sostenere quelle che sono poi le sfide del domani, quindi
l'idea di creare un polo vitivinicolo che sia in questa zona frentana, quindi che va con questo partenariato adesso già concluso con l'acquisizione, con fusione con Sangro, e questo avvicinamento che dovrebbe anche questo portare successivamente a una fusione con San Giacomo, ci rende più forti e con delle dimensioni importanti per poter poi rispondere alle sfide che inevitabilmente ci saranno nei prossimi anni, dove ci sarà sempre più competizione, e a queste competizioni bisogna rispondere con un'adeguata massa critica per poter far fronte.